Graziano Ballerano. Buonasera Graziano. Buonasera a voi. Chef ormai da quanti anni? Sono più di 25 anni che faccio questa professione. Come è iniziato il tuo percorso, passione? Ma il mio percorso è iniziato quasi per caso, sono entrato in una cucina più di 25 anni fa per necessità e non ne sono più uscito perché poi dopo si sono accese tanti meccanismi, tanti interessi, tante passioni. Che poi dico io, è un lavoro che comunque per farla è necessaria la passione, perché non ci nascondiamo, è un lavoro creativo lo chef, ma anche molto pesante, turni molto pesanti. Diciamo, come dice sempre mia madre, che poi è la verità, lavorate quando gli altri stanno in vacanza. Quando gli altri riposano, stanno in vacanza, noi lavoriamo. Quindi questo deve essere un elemento fondamentale, credo, per lavorare in cucina e poi anche per diventare un cuoco, per diventare uno chef. Ci vuole sicuramente alla base una grande passione, che poi negli anni viene sviluppata chiaramente da diversi interessi. E poi ci vuole buona dose di sacrificio inizialmente quando c'è da fare la gavetta, poi all'inizio, immagino, la gavetta all'inizio che cosa fa? Tagli le patate praticamente. La vera gavetta è quella, cominciare dai lavori quelli più discreditati, se vogliamo, quindi la pulizia della quincaglieria, delle pentole, pulizia delle patate, ma è giusto anche tutto quello, esatto, assolutamente. Da lì si possono capire, poi andando avanti negli anni, tante sfaccettature che non capisce chi invece si trova subito attraverso queste situazioni che negli anni sono sviluppate, di tutte queste sviluppo di scuole. Oggi veramente oggi tutti vogliono cucinare, negli anni 70, 80, no, volevano fare tutti i musicisti, volevano suonare tutti quanti, no? Vogliono fare tutti gli chef. Secondo me perché? C'è una spiegazione. Sicuramente la mediaticità che abbiamo avuto in questi anni ha rilanciato. E tutto sommato ci ha anche favorito a noi che lo facciamo comunque da anni questo tipo di mestiere, e comunque ci ha messo un po' in vetrina. A me personalmente non disturba più di tanto il discorso che ce ne siano tanti, perché sono fermamente convinto, e lo dimostrano i fatti, che poi anche le persone che si mettono su piazza, diciamo professandosi tali come professionisti, poi a lungo andare, se non lo sono, vengono messi da parte, si autoeliminano da soli. Quindi è una selezione naturale. È come quei cantanti o artisti che escono dai talent e durano 2 mesi, no? Esattamente. Perché poi alla fine la gente, le orecchie per ascoltare la musica ce l'ha, se non sei all'altezza. Certo. Molto molto interessante, Graziano. Senti, parliamo adesso del tuo lavoro. Sì. Come si sviluppa? Cioè, ovviamente c'è una grande, immagino io, differenza, no? Dal lavorare all'interno di un ristorante o comunque di un luogo standard, no? Che può essere assolutamente la ristorazione, a lavorare, come dici tu prima, per una nicchia di persone. La programmazione che si ha all'interno di strutture pubbliche, quali possano essere ristoranti, hotel, è ben diversa da quello di organizzare il lavoro per una nicchia, un numero limitato di persone, che possono essere famiglie o diciamo privati. È differente per tanti motivi, perché possono fare richieste le più disparate immaginabili, e a seconda dei luoghi in cui dove si svolge questa attività, che possono essere in abitazioni private, in ville o addirittura in barche, in mega yacht, dove altrimenti tu infatti fai proprio questa esperienza qui, no? Esattamente, io ad oggi da circa 4 anni lavoro nello yachting, nella nautica, e praticamente questo lavoro si svolge su una barca, quindi spesso e volentieri in mare, dove tutto è molto più particolare, dallo stoccaggio delle materie prime, all'approvvigionamento, e quindi in queste circostanze uno deve fare una programmazione, ma comunque sempre limitata nel tempo, e comunque il cliente può chiedere qualsiasi tipologia di cibo, di alimento, a seconda di quelle che sono le sue necessità. Perfetto, a questo punto Graziano, per contattarti come si può fare? Sì, ho il mio sito web che è il GrazianoBalleranoChef.it, oppure telefonicamente al 331 98 50 437, oppure via email a info@grazianoballeranochef.it. Un'ultima cosa, ma hai uno staff con te o sei da solo? Ti porti mai qualcuno che ti aiuta? In queste tipologie di barche che sto facendo adesso lavoro in autonomia, quindi però ho un gruppo di collaboratori, un gruppo di lavoro
che nel caso in cui, avendo molti contatti con agenzie, esatto, nei momenti in cui ho dei contatti che non posso gestire io direttamente, ho un numero di collaboratori che vado a contattare e passo a loro eventualmente la commessa, il lavoro che vanno a svolgere in prima persona. Perfetto, grazie. Grazie a voi.